Ciao a tutti, benvenuti sul canale YouTube di Scatta col Trend, video molto veloce su un titolo che presenta secondo me a breve una opportunità interessante. Parliamo di Tenaris con il solito grafico daily, candele giapponesi, il MACD come lo setto io e la media esponenziale a 200 periodi. Notiamo come sicuramente da novembre circa abbiamo avuto un trend rialzista con una prima onda, poi un ritracciamento. E poi il prezzo è riuscito a rompere dopo qualche titubanza la media 200. È importante vedere come oggi si sia avuta una candela ribassista e il MACD però sia nel frattempo, nelle ultime sessioni, passato in positivo, sia con le due linee, quindi il signal è la media delle medie e l'istogramma. Quindi personalmente l'ottica al momento è rialzista. E attendo il fisiologico pullback per entrare a favore di trend a un prezzo migliore. Quale può essere un livello interessante? Teniamo chiaramente d'occhio la media 200 che sembra rispondere bene al test dei prezzi e quindi un riavvicinamento, non per forza addirittura al test in area 13 euro, ma un riavvicinamento sicuramente potrebbe essere, almeno secondo me, un'occasione rialzista, per un trend rialzista. Un livello che potrebbe essere interessante lo possiamo andare a individuare con un minimo di analisi tecnica in area a 13,50, dove abbiamo il supporto sia di questa trend line dinamica ribassista di lungo periodo, sia il supporto di questo taglio che qui è stato per varie volte supporto e poi per una, due e tre volte è stata resistenza. Rotta, retestata con questo hammer e quindi di nuovo andiamo a cercare un riavvicinamento dei prezzi in quest'area dove con una candela idonea, quindi dovessimo avere un altro hammer seppur sporco con dei volumi, sarebbe ipotizzabile personalmente un ingresso rialzista. È importante che avvenga una cosa, ossia che nelle eventuali candele di prosecuzione del pullback durante queste sessioni il MACD resti sopra, a conferma che ci troveremmo di fronte appunto a una situazione di pullback. Per cui attendo area 13,50 circa con una candela rialzista con volumi e con il MACD che poi rimanga ancora al di sopra dello zero. Questo permetterebbe appunto un trade a un prezzo migliore a favore del trend rialzista che stiamo vivendo, il trend di fondo. Ringrazio e vi invito a iscrivervi al canale in modo che riceviate un'email di notifica ogni qualvolta che verrà postato un nuovo video. Buon pomeriggio.